Nel novembre 1917 vi fu lutto nei cuori e nei volti di centinaia di migliaia di uomini, di un intero paese. Caporetto era una ferita larga, dolorosa, difficile da rimarginare perché il sangue versato fu tanto. Un novembre grigio nella storia di un popolo giovane e antico. Pioveva a dirotto in quel novembre. Gli uomini che avevano lasciato i fratelli sul Carso e sulla Bainsizza vivevano nel fango, senza coperte, con poco pane, in un gelo che agghiacciava più che il corpo lo spirito. Per questo qualcuno, costernato, demoralizzato, pianse come un bambino. Ma la guerra è un fatto di uomini. Se ne convinsero e si fermarono. Che cosa prometteva loro il futuro? L'umiliazione, l'oltraggio, gli orrori dell'invasione. Tornare da capo allora. L'Italia doveva ricominciare la sua guerra. La disfatta venne considerata un episodio, anche se spaventoso, ma irripetibile. Quegli uomini divennero personaggi di una vicenda superba, che durò 12 mesi, da un novembre all'altro, dal fango di Caporetto alle campane di Vittorio Veneto. Personaggi umili, semplici come la lingua che parlavano, soldati curvi sotto il peso delle armi e degli zaini, autentici nella loro ingenuità, vivi perché amavano la vita e che ebbero come palcoscenico una trincea, i campi di grano in pieno solstizio, un osservatorio, le rive dei fiumi, gli altopiani riarsi, una buca, un acquitrino. Soldati che, senza retorica, sostennero la loro parte. Chi vi comanda voi? Sono i miei soldati, capitano. Complimenti, bella truppa. Il suo nome? Sergio Fossati. Non basta. Tenente Sergio Fossati, del 245esimo Fanteria, primo battaglione, seconda compagnia. Comodo. Sembrate un branco di pecore! Ho un po' di decoro! Una vergogna! Io ti mando davanti alla corte marziale! Hai capito?
Si rende conto della sua azione, tenente? C'è bisogno di ordine! E lo farò! A qualunque costo! In piedi! Ho detto in piedi! Tutti in piedi! Non hai sentito tu? Signor Capitano! Voi chi siete? Da dove venite? Sembrate delle bestie! Prendete i fucili e fuori! Fuori! Capitano, lei non è del nostro reparto. Noi non abbiamo ordini. Fino a questo momento abbiamo fatto il nostro dovere e continueremo a farlo, se ci fosse qualcuno ad indicarcelo. Per adesso siamo dei naufraghi e lei con noi. Stia calmo. Non mi faccia ridere. Sono un suo superiore e do gli ordini. Guardi che lei ne risponde personalmente. Non se ne preoccupi. Fuori! Fuori! Ho detto fuori! 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 Spari! Spari! Non ce l'ha la rivoltella! Gli austriaci sono arrivati al cimitero di Caporetto. Abbiamo lasciato dei morti. È una carneficina, signor tenente. Noi non sappiamo dove andare. Questi due l'ho incontrata per strada. Mi facevano pena. Hai fatto bene. Su, su. Dai, non arriveranno fin qui. Davvero? Certo. Grazie. Quello chi è? Tuo nonno? No, non lo conosco, mi. E i tuoi dove sono? Mi non lo so. Quando che si è cadute le bombe non l'ho visti più. Poi se arriva lui e il megadito scappa, scappa. Cosa ti fa qua? Andemo, andemo. Se proprio così, signor. Mi so scappà con caretto pien de scarpe. Perché mi fa so il ciabattino, signor. Non potevo portarmelo a Drio perché c'era anche la putela. Poi a un certo momento ho visto i soldati italiani e ho detto: ragazzi, portatevi via quelle scarpe, se no vieni i tedeschi, ve le roba, se meglio voi altri che lori. Così mi... Non allora... piove più. Dove andate? Ho detto dove andate? A casa. A casa? Ma quale casa? A casa, Messina. Sì. È mia Pavia, signor tenente. La guerra l'è finita. Che sta qua? Ma porto con me a Rosina, signor tenente. È un peccato lasciare un canale. Può morire, non mio vero, eh? Salutammo, signor tenente. Salutammo. Fermatevi, disgraziati! La guerra non è finita! Non è finita!
Ordine del comando per tutti i soldati che si trovano in questa zona. Bisogna indietreggiare. Ancora indietro. Sempre più indietro. Ma quando ci fermeremo? Che giorni è? Marzo. Marzo? Che giorno? Ma che te frega? Così, per sapere. Qui, la goccia. Non è carino. Io saccio. E non ti voglio ricere. Napoli, mi è diventato spiritoso, va? Tu, Ecco i fiori. E scomincia qua musica. Buongiorno, amici. Come state? Sono sempre Heinrich Enrico. Ho cigari per voi. Promesso e portato, amici italiani. E fumateli! Oh, tu non gentile con amici austriaci. Mi spaccassa faccia, stufadante. E piantala, fammi sentire. Si stava divertendo. Perché noi, fratelli vostri, uomini come voi, sì, perché ucciderci? Finiamo guerra. Tu vieni Vienna in treno, noi Roma, Firenze, Neapoli, come amici sempre. E a Sulmone? Givi? A Sulmone. A Roma. A Napoli. Sì. Cosa ha detto? Niente, niente. Continue, continue che la nina non. Appare che abbia finito. Uè ti com'è, te parli più? Te sei mica un fel di vol, no? Perché continuare voi? Guerra finita, perduta, pochi giorni, forse poche ore, e tutto finito per Italia. Noi amici, capito? Amici buoni italiani. Voi perduto, pazienza, sì? Caragna, ma chi ha perduto? Chi? Stavo a sentire la mia bella carogna che non sei altro. Arò, è l'asso no, verde, no? Ma chi? Io lascio perdere quello là? Dunque, stavo a sentire. E se lo capisci bene, se no te lo fai spiegare da cieco Peppe. Dunque, stavo a sentire. Io sono Romagnolo, Ronchi Andrea, di Castel San Pietro, socialista e repubblicano. Io con il re non ci sto, ma le mie idee le ho messe da una parte per un momentino, perché c'ho da difendere la mia casa, hai capito? E se te vuoi passare per di qui, c'hai prima da mandarmi a quell'altro mondo e prima io ti prendo a calci nel di dietro mentre che te tagli la corda, parola mia di Ronchi Andrea. Vi aggiungo. Sì. Se ridete, ridete, teste di manzo. Non capisco molto. Tu essere pazzo, illuso, tu perso guerra, tu non sapere sparare, tu FIFA. Cosa? Io FIFA? Sì. Te lo do io il poco fare, se lo do! Io, Duca! Stavo a sentire, te che parli tanto! Cosa credi, che noi ce la facciamo sotto? Non è mica finita, sai, la guerra, ce ne vuole ancora di quel poco! Te lo dice il sottoscritto, Ronchi Andrea di Castel San Pietro! Voi ad un bad leader, ma di su, te che parli tanto, perché non ti fai avanti? Te che ti spacco il grugno! Avanti, fatti sotto, guarda, con ecco. Questi pugni qua, te lo spacco, il grugno, hai capito? Allo! Ma che hai fatto, Ronchi? Ronchi! Che hai fatto, Ronchi? Fate l'arco, 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 l'arco.
piano. A disgraziati! Faccia sta fumata. Non da pigliato. Sei un vero peccato, Arito. Egli era tanto un bontoso. Era un bravo uaglio. Perciò lo so. Era un fratello per me. Buono come il pane. Sapeste quello che disse di me alla corte marziale l'autunno passato? Quando che mi volevano condannare perché ero ritornato dalla licenza con 36 ore di ritardo. Beh sì, non lo sapevate. Lo sanno tutti. Oh, veramente no. Non ci avevo colpa. E mi volevano condannare. Quando che sono partito per la guerra, ho lasciato a casa una sorella più giovane, che era tutto per me. Perché io non c'ho più nessuno. Mia madre è morta quando ero ragazzino e mio padre me l'ha ammazzato un vigliacco. Vado in licenza e mia sorella mi fece capire che andava a lavorare. Ma un giorno che lei non c'era, trovo nel cassetto del comò, in mezzo alla biancheria, qualche biglietto da 100 lire. E mi sorpresi. E sentì lei quando se ne fosse accorta. Passano 3-4 giorni. Quella non parla, non dice una parola. Poi al cassetto ritrovo altri soldi. Li prendo. La sera lei ritorna, va al comò e non li trova. Viene da me come una furia e mi fa: oh, ma che te devo mantenere io? Questi non sono soldi del lavoro, gli faccio, sono troppi. Affari mia, mi risponde. Allora gli do una sberla. Dimmi dove ha preso quei soldi. Non si impressiona e mi fa: ma dove vuoi che l'abbia presi? Non l'hai capito? Scemo. Che colpo. Mi scadeva la licenza. Allora mi sono fermato per cercare di convincerla. Ma mi è scappata di casa. Per 2 giorni l'ho cercata. Niente. Allora sono rientrato. Dissi tutto a Ronchi. E lui mi venne a testimoniare. Parlò come se fosse un avvocato. E adesso quelle carogne me l'hanno ammazzato. Io gli volevo bene. Un da biglià. Questa è la vita. E se è vero? Te che hai ragione. Ho da un spia, morito! L'aeroplano! L'aeroplano! Dove sta? Vai là, vai là! Ehi, dove vai? Vai, 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 tomba.
Signori Duncan, devi capire finalmente che c'era uno dei vostri! L'hanno slegato, poro aglio. Va bene che quando sei di guardia il fucile è come la lenda bucicata. Non devi mai lasciarlo. Mica ha fatto ben, poveretto. Per me, lei poteva stare al palo tutta la vita. Cosa te galo fatto? A me niente. E allora? Tasi! Mico ho perso quel tocco di terra che avevo e non me lamento. Ma non ti lo ha perso, Beppo. Torneremo, ti sì, vedrà. E quando? Quando saremo morti tutti? Tasiti, non ti vedi che è la butina? Anche amico, passa quel che te che passati, non go più niente. E con questo... Con chi voto prendertela? Con quel disgraziato che ha messo al palo? Il podaria è sartofiolo. No! Me lo voglio fiori che fa la guerra. E voi? Voi capite fiori che fa la guerra? E dove sei? Cosa fai? Sei ancora vivi? Sì, sì, oh. Gli ha scritto che sta ben, che torna presto. Ma se è 2 mesi che legge quella roba. Non è vero. La guerra so. Non è vero, stanno bene. Stanno bene, sì. E intanto noi altri qua siamo come miserabili. Ui, ui. E a Olimba fanni, o no? Qua stiamo rischiando il sangue anche per voi. Goppe ci stanno 40 vogliono ferite. Qualcuno sta morendo. Ah, sì. Sì, fe anche i martiri adesso voi altri. Perché noi altri profughi non siamo martiri, no? Meglio morire piuttosto che essere profughi. I 6 mesi che mi sbatte di qua e di là! Che colpa mia! Mi non so di che sia la colpa. Mi sa soltanto che avevo una casa e adesso non la ho più e così anche loro! Torneremo, ti vedrà! Torneremo! Torneremo! E lei la guerra! Basta! Basta con la guerra! Mi avevo una casa e avevo... Altri fioi? Feriti? Una 15. È morto? Chi? Quello in barella. No, morto no. Se no non lo portavano qua. Il Gavarà, 20 anni. Anche meno. Mio figlio ne aveva solo 12. Se teniva per mano, per non perdersi. E de notte, se dormiva nei campi, abbracciati. Pose venù l'austriaco, e che spaccà la fronte. Nessun se ga ferma. Tutti scampava. Mi urlavo come una matta. Pose passà un soldato e mi ha detto: ma cosa urli a fare? Non vedi che è morto?
Dov'è l'ospedale? Quale ospedale? Ah, sopra. Sopra, al piano superiore. Tranquillizzatevi, mossa. Su. Assettatevi un po'. Mannaggia, quanto è brutta la guerra. Giugno 1918. È cominciata la grande offensiva. 16 giugno. I giornali pubblicano che il cannone tuona dal Garda al mare. Ma il nemico attaccherà sul Piave, ne siamo certi. Perché qui ben pochi in Italia si attendevano l'attacco. Come a Caporetto, il nemico ha preparato un piano apparentemente irrazionale, e cioè non prevedibile dall'altra parte. Ma questa volta la sorpresa non ci sarà, perché il Comando Supremo ne è stato prevenuto. 17 giugno. Il nemico ha attaccato su un fronte di 150 chilometri. Ha aperto il fuoco alle 3 e 5 minuti del mattino del 15, investendo tutte le nostre linee ed estendendo a scopo dimostrativo il bombardamento alla Vallarsa e alla Valle Lagarina. Ma la controazione delle nostre artiglierie, già predisposta, lo ha sconcertato. Mi ha fatto chiamare, capitano? Sì, tenente, venga. Puoi andare, Caggiano. Torna nel pomeriggio. L'ho fatta chiamare per una comunicazione urgente e segretissima. Mi raccomando la sua discrezione, anche se è una raccomandazione inutile. Di prammatica, diciamo. È con me da 5 mesi e credo di conoscerla bene. Grazie, capitano. Si prevede imminente una grande offensiva austriaca. Abbiamo dati sicuri per crederlo. Noi qui a Riese dobbiamo essere pronti ad accorrere di rincalzo verso Bassano se il nemico riesce a scendere per la valle del Brenta. Nel caso che l'azione si sviluppi fra Pederobba e il Montello, dobbiamo accorrere verso il Piave. Lei è di queste parti, tenente? Sì. Di Treviso. Coraggio. Vedrà che gliela faremo. Dobbiamo preparare tutte le comunicazioni. Le affido il compito. Anche a Bassano? No. Per la testa di ponte di Bassano non si preoccupi. Il lavoro è già stato eseguito da un altro reparto. Lei pensi alla nostra zona? Sì, signore. Altro? No, grazie. Tenente? Sì? Non dica nulla ai soldati. Certo. Grazie per la fiducia. Ce l'hanno fatta anche stanotte, eh? Veramente i disertori parlavano dell'assalto per le 3 del 15 giugno. Che ore sono? Le 3 e un minuto. Il treno è in ritardo. Non farlo spiritoso. Hai trovato il momento giusto.
E che funerale, che funerale! Quando sarà, sarà. Facciai? Niente. Ti capisco. Che cosa capisci? Lo so che tu stai peggio di noi. Hai la casa tua qua dietro, si può dire. Forse anch'io mi sentirei come ti senti tu se fossi nato e vissuto in questi posti. Se credi che io sia di ghiaccio, ti sbagli. Scusami. Ma di che? Per prima. Sai, tutti gli anni, da quando ero ragazzo, venivo per Pasqua a Onigo con mia madre. Eravamo ospiti nella villa di un vecchio amico di famiglia. Avevo tanti compagni, figli di contadini. Giocavamo nei campi dalla mattina alla sera, fino a quando mia madre mi mandava a chiamare perché l'aria diventava fresca. Tornavo rosso di sole e di sudore. Pensa che a volte giocavamo alla guerra. Tra gli alberi, dove volavano le libellule, o intorno alle pozze d'acqua dove vedevamo gli insetti muoversi sul fondo e sparire nella melma. E ora, ora anche qui a Villa sarà distrutta come quasi tutte le case di Onigo. Ardiesì, eccoli qua! Le 3:05! Il treno ha tardato soltanto di 5 minuti! Ore 6:12, causa l'intenso fuoco nemico di artiglieria e fucileria, i granatieri non si sono potuti muovere. Chiedono rafforzamento di fuoco sulle prime linee. Ore 6:15, i granatieri escono dalle linee nonostante il fuoco nemico. Ore 6:30, i granatieri hanno avanzato, affluiscono i prigionieri. Perdite sensibili nelle nostre linee. Ore 6:35, i granatieri chiedono allungamento del tiro. Dite al generale di precisare l'allungamento del tiro di sparamento. Ore 6:41, sono arrivati altri 100 prigionieri. Non mi importa per ora dei prigionieri. Precisate su quale rettangolo volete lo sbarramento. Rettangolo 3. Ore 6:45. Passa il fiume anche la seconda schiera. I prigionieri sono arrivati già al comando di brigata. Bravi granatieri. Ore 6:55. Sono occupati Casa Bressanin e Cade l'Orso. Bravissimi. Ore 7. La colonna B ha trovato resistenze in molti nidi di mitragliatrici. Ci sono molte perdite. Ore 8. Abbiamo numerato 650 prigionieri. Si è operato nel punto stabilito la congiunzione delle due colonne. Questa volta non ce la faccio proprio. Avanti! Avanti! Schuhe ausziehen! Schnell! Schnell!
che c'è? Signor Capitano, che sto femmina è? Tiene le calze di seta, da donna. Se il signor Capitano permette, vorresti vedere se tiene pure le giarrettiere, eh? Sta fermo e non dire cretinate. Signor, sì. Che dice? 25 marzo, macellato un cane. 29 marzo, un gatto. 2 aprile, gatto. 3 aprile, cane. 4 aprile, cane. 5 aprile, cane. 7 aprile. Was ist das Hase? Tja, das ist ein Wildkaninchen. Una lepre. 8, 10, 15 aprile. Cane, cane, cane. Basta. Chiedi di che cosa si tratta. Warum habt ihr Hunde und Katzen getötet, wie aus diesem Schrift herauskommt? Tja, essen zu können. Per mangiare, signor Capitano. Si vede che hanno risolto il problema del rancio con cani e gatti. Bis jetzt Katzen und Hunde, aber Herr General Konrad hat uns das ganze italienische Korn versprochen, sobald wir Treviso und Venezia erreicht haben. Per adesso, cani e gatti. Ma il generale Konrad ha promesso loro tutto il grano italiano quando saranno a Treviso e a Venezia. Certo, certo. Il generale Konrad ha ragione. Il grano veneto è buono. Bisogna arrivare a Venezia e Treviso, però. È molto sicuro di sé, il generale Konrad. Ah, qui è scritto in italiano. Chi è Nicolaus Illizzati, il 98esimo infante? Ah, sei tu. Io voglio open. Allora questo è tuo. Io voglio open. Sapete cosa c'è scritto qui? Delle frasi italiane preparate per quando avessero occupato le nostre città. Sono già sicuri di farci fuori. Sentite. Ma è meglio che legga uno di loro. Voglio vedere a che punto sono con i loro studi in italiano. Pregalo di leggere. Herr Hauptmann bittet dich zu lesen. Signo oste è in grado di apparecchiare quest'oggi la cena per 64 ufficiali, domani il pranzo. Tutti gli armadi sono da aprire. Prego rimanere quieti. Ogni resistenza è vana. Porti le chiavi della casa. Della casa. Signor sindaco, ho l'ordine di perquisire il paese. Il comune ha il dovere di fornire i carri per trasportare gli articoli. E lei il capoluogo? Basta così. Dategli da bere. Vorrei sapere se sono stati fatti prigionieri o se hanno disertato. Seid ihr gefangen oder Meuterer? Chiaro come l'acqua. Non vedono l'ora di finirla. Beh, qui, chi ti dice? Notiz für Kamp. Promemoria per i comandanti di compagnia. La nostra offensiva contribuirà largamente a finire la guerra se ricacciamo nuovamente il nostro nemico ereditario, il fedifrago italiano, e se penetriamo profondamente nel suo territorio. Non farsi prendere prigionieri. Gli austriaci presi prigionieri dagli italiani vengono trattati assai male. Spiegare esattamente questo alle truppe. Ogni uomo sappia bene che l'attuale offensiva è il colpo più violento, forse decisivo, che dobbiamo ad ogni costo infliggere
agli italiani. La volontà che decide è quella che detta legge al nemico. E noi dobbiamo vincere. Qui, signor capitano, parla anche dell'uso del gas. Il giorno dell'attacco, dice, il vento deve essere misurato ogni mezz'ora. E qui dice, all'occasione usare la... Ma si sta sperde masche. Das ist eine Sondergasmaske für Pferde, Hauptmann. Speciale maschera per i loro cavalli. Tutte le precauzioni, eh? Anche per le bestie. Tranne che per noi. Bene, io che ho finito. Tu, avverti i carabinieri che si tengano pronti per accompagnarli alla divisione. Signor sì. Bloccato in un primo tempo dalle nostre fanterie, che lo costiparono in breve spazio di terreno col fiume alle spalle e gli resero impossibile la manovra, vinto in un secondo tempo dalle artiglierie che gli resero insopportabile la vita, all'esercito austriaco non rimaneva che guadagnare l'altra riva e dichiararsi vinto. Così l'Austria usciva battuta in pieno dalla battaglia del Piave. Eppure aveva predisposto ogni cosa nel modo migliore, nel modo più misurato, perfetto, nell'affrontare questa battaglia dalla quale si proponeva con fede cieca di piegare l'Italia a chiedere pace. Vi si era accinta attraverso una preparazione accurata, precisa, sapiente. Aveva diffuso ordini, istruzioni, schizzi topografici in bianco e nero, non solo fra i comandi ma anche fra i reparti minori. Erano state previste tutte le fasi dell'azione, con indicazioni dell'ora e talvolta anche del minuto. Era stato previsto e valutato tutto, tranne una cosa, la resistenza italiana. L'Austria commise un grosso errore di previsione, non accordando alcuna fiducia al fante italiano. Credeva di sferrare l'attacco brutale, all'improvviso, alla tedesca e trovare via aperta alle sue fanterie. Ma il fante italiano agiva questa volta per impulso proprio, tant'è vero che vi furono momenti in cui occorse frenarlo. Egli sentiva che la guerra era diventata un'impresa sua, ripresa dopo la sconfitta, per volontà e fini suoi. La voce del paese influì certamente sull'animo del soldato italiano, ma questa influenza fu poca cosa di fronte alla forza interiore che, dopo Caporetto, maturò lentamente nella sua coscienza, assieme alla visione dei diritti che per il fatto della guerra veniva acquistando. Perdite, perdite. Così, così. Ciao, dammi una sigaretta. Poi, sono tre giorni che non li facciamo respirare lassù, ma non mollano mica. Lo so che non sono tutti pecoroni. L'altro giorno abbiamo preso un ungherese. Te, lo sai cosa ha fatto? Rode matte. Prima ha fatto finta di piangere. Poi si è buttato addosso al tenente, gli ha preso in un attimo la rivoltella dal fodero e si è sparato un colpo alla testa. Ma dimmi te. Uè, sei tu! Ehi, comandante! Sì, signor tenente! Saliti. Grazie per la paglia. Lo seguirai in linea, a posto! Da questa parte! Avanti, dai, cammina! Voi ne arrivate adesso da quella parte! Avanti! Addio, Carelli. Ho perso una gamba, ma me ne vado a casa.
E se ci arrivo? Cosa mia, Cadgarino. Ti arrivi. Addio, Prienza. Grave. Morto. Ebbe Fiume, che volevimo tutti bene. Lo portano a me. A me? Perché? L'ha chiesto il fratello al tenente, il Senapolè. Suo fratello è uno dei portatori, quello là. Quello più giovane. Ehi! Tu sei il fratello, mi hanno detto. Sì. Senti, resta merda. Tu hai famiglia là, vero? Parlerò io al tuo tenente. No, sergente. Appena lo cose per io, vengo anche a me. Cosa sta qua a fare? Mario, andiamo! Uno, due, tre, quattro, cinque. Via. È fatto. Salve. E tu chi sei? Giovanni Pallisi. Mi hanno destinato qui. C'hai fretta, eh? Ti aspettavamo domani. Prima nomina. Vieni, ti mettiamo alla prova. Ah, scusi, io mi chiamo Serena, lui Mastiera e quello è il sergente De Lorenzo, Lavativo. Vieni, vieni a provare con noi, vieni. Non farci caso. Serena pazzia. Scherza. E lascialo perdere appena arrivato. Perché? Ecco. Avessi avuto io un battesimo così quando sono arrivato al fronte 20 mesi fa. Tieni, tieni. Vuoi dire che ti chiami? Pallisi. Dai, Pallisi, dai. Però. È facile. Sien da me. Laggiù c'è un torrente e un ponticello. È una compagnia di austriaci imbottigliata. Sono 7 giorni che ci stanno dando filo da torcere. Abbiamo perso un sacco di ragazzi. E abbiamo individuati solamente ieri. Ma non ci abbiamo abbastanza uomini per attaccare. E loro invece hanno mezzi sufficienti per sistemarci per le feste. Adesso stanno cercando, uno alla volta, di passare il ponte e sganciarsi. Ma questo è il miglior punto d'osservazione. Non lo sanno che siamo qua, se no a questo... Serena! Stringi, stringi. Ma lasciami spiegare tutto, no? Dunque. Noi abbiamo un collegamento con diverse postazioni laggiù nella valle. Oh! Uno, due... 3, 4, 5, dai. Appena vediamo un crucco uscire dalla buca e ne individuiamo la direzione, avvisiamo per telefono i cecchini. Dai, Pallisi, dai. Ma... Niente ma. Hai paura, eh? Se non te vuoi, non puoi sforzare. Non lo puoi costringere. Niente storie. Alla prova. De Lorenzo, sei pronto? Signor sì, sempre pronto. Sereno, forse quelli oggi hanno rinunciato. Ho capito, va. Lascia a me, ci penso io. Chissà, coach. Ah, Pallì, 7 volte è finito, quello ti scappa. Attenta. Attenta. Uno, due, tre, quattro, cinque, via.
È fatto. Vieni, va, vieni fuori. Riflessi ritardati, voglio. Ci vuole pratica. Pratica. Bravo figlio. L'ha fatto per te, credi. Per me? Quando è arrivato al fronte, non era capace di uccidere una mosca. Ha avuto uno shock durante la ritirata. Non voleva che tu passassi quello che ha passato lui. Ha pensato che per te sarebbe stato meglio ordinarla, la morte di un nemico, piuttosto che ucciderlo direttamente. Hai capito? Ho capito, ma mica ce l'ho con lui. Lo so, ce l'hai con la guerra. E chi non ce l'ha con la guerra? Ma che ti credi che a me mi diverte far uccidere le creature, io? Ma se non lo faccio io, domani quelli lo faranno con me, con te, con Serena e con centinaia e centinaia di altri fratelli a noi. Tu sei nuovo qui, eh? La crudeltà ti fa venire la pelle d'oca. T'ho visto, sudavi. Ma io quando vedo che... lo so quello che vuoi dire. Ma credi che io non ci abbia rimorsi, o non ce la Serena, o non ce la De Lorenzo? E che fate Lorenzo? Dice uno, due, tre, quattro, cinque, via. E lui pure c'ha i suoi rimorsi. Ma ci abbiamo una maschera. Una maschera che la guerra ci ha messo qua, per farci sentire più sicuri, per nascondere la nostra paura. Debolezza, pietà, miseria, chiamala come ti pare. Uccidere è brutto. Brutto assai. Ma lo sai che hanno trovato 3 mesi fa, laggiù, in quella sacca dove ora ci sono gli austriaci, un'intera compagnia di fanti italiani, uno sull'altro, soffocati dal gas. Avevano quasi tutti la tua stessa età. Fagli. La tua stessa età. Qualcuno ha delle obiezioni da fare? Allora, d'accordo. Attenderemo che l'ala sinistra della terza armata segua i movimenti della decima. Poi proseguiremo anche noi. Questo è tutto, signor ufficiale. Potete andare. Sembra abbandonato. Non vi fidate, signor tenente. Ehi, tu, vai alla finestra. Va bene. Non c'è nessuno? No. Voi rimanete alla porta e voi due di là. Perché non hai risposto? Oh, dici a te. Tu alla casa? Sei solo?
qua non c'è niente. Non c'è niente. Arrangiatevi come potete. Mele! La sesta qui a roba. Non è roba vostra. Ehi, nonno, lo sai da dove veniamo noi? Da là fuori, da sotto le granate, per difendere i tuoi campi. E nei campi che penso mi, so mi come difenderli. Calma! Stanotte inizieremo il bombardamento. Domattina all'alba i genieri butteranno i ponti e la fanteria passerà il piave. Una divisione andrà contro Salgadera, l'altra contro Romanziol. Oui. E a te? Ti fanno ancora schifo? Beh, qualche volta. E perché? Hanno fatto tutta la guerra con noi. Meglio loro che i tedeschi. È vero. E allora? Beh, ci stanno fatte, frate mio. Una volta a fagare. Aspetta pure te una a fagare, no? A fagare? Sì. Proprio a fagare. Vedi Baglione. Un mitragliere sardagnolo che i carabinieri avevano acchiatinto in un bosco. Che i carabinieri avevano trovato in un bosco, va bene? Ah. E cosa ne parlai, non sapeva manco un nome seguo e manco un nome da compagnia. Parava proprio un paccio, iavano pazzo, tu di vecchi. E se grattava, come se volesse scastrare la carne, la pedda e pure l'osso. Quando spogliato là nudo innanzi al comando. Come? L'hanno spogliato nudo davanti al comando, oh! E noi tutto quanto da guardavo. Come a Gesù Cristo, a quando staccarono dalla croce. Teneva le piaghe per tutti i pedocchi che portava addosso. Mica bello. Lo capite, Mona, perché qualche volta i pedocchi mi facciano schifo. La divisione che ha puntato su Romanziole è riuscita a passare con qualche battaglione. Ma quello di Salgadera non ha potuto attraversare il Piave per l'ostinata resistenza del nemico. Questa resistenza non era prevista, signor generale. Difatti pare strana, anche perché già arrivano le prime notizie della vittoria che si sta delineando altrove, oltre il Montello. Pare comunque che ci sia la speranza di un globale accerchiamento dell'esercito nemico. Allora, altre notizie? Su tutto il fronte sono stati fatti numerosi prigionieri nemici. Ad ogni modo, l'ordine è uno solo. Avanti a qualsiasi costo.
Che ora è? Guarda che ce l'hai nel taschino l'orologio. Già. Comunque sono quasi le 3. La ringrazio. Quelli di Monte Zingarello aspettano ordini. Sono fermi lassù. Che c'è? Ti è stato asciutto. Lasciala anche agli altri, sì? Grazie. Au, via. Scusa. Ne vuoi una pure tu? Che succede? Che dici? Hanno firmato l'armistizio a Villa Giusti. Da qua! Se è proprio vero, signor tenente! È vero, è vero! Sale! È finita la guerra! Le ciocche, le campane, l'avete sentito? Come mai? Mo. Devetto.